Che vita meravigliosa! Felice di vederti! Felicissima anch'io, guarda, io. Buonasera, come prima cosa, insieme a te vorrei commentare i matrimoni reali. Dai, ah, volentieri! Godiamoci questo momento, questa bella clip. Matrimoni di Windsor. Ecco, non tutti vissero felici e contenti, però insomma felici spero che lo siano anche da separati. Diana, poverina, non c'è più. Qual è il tuo matrimonio preferito fra quelli che abbiamo visto? Beh, sicuramente senza dubbio Lady Diana, un po' perché mi ricordo quando ero teenager, no? È stato il matrimonio che ha fatto sognare, credo, tutti. Peraltro con quell'abbigliamento flamboyant proprio super anni 80. Guarda, che meno male non tornerà mai. Non è vero invece, non è vero. Vestito, no. Cioè, finalmente il taffetà è ritornato, quelle maniche, ovviamente rivisitato, perché poi la moda è fatta di corsi e ricorsi storici, ma quel meraviglioso paralume Chippendal, perché era così simile, un paralume Chippendal ha fatto sognare un sacco di persone e nessuno all'epoca, cioè, si è sognato di dire che fosse brutto quell'abito, che eravamo, vabbè, eravamo in pieni anni 80 ed è veramente l'abito da principessa, e questo è veramente sta tornando, le maniche a sbuffo, il fruscio del taffetà nelle collezioni taffetà attuali. Taffetà è favoloso, ingrossa da morire, però tesoro, deve essere un'acciuga, no. Come lei, Luca, a me sì, sicuramente quello di Lady Diana è quello che mi ricordo, mia madre che guardava la TV, io guardavo mia madre, e quindi quell'emozione lì non l'ho mai vista in mia madre, era così, piangeva, si emozionava. Quell'abito stupendo, anche lo strascico lunghissimo, forse il più lungo della storia. Il tuo, Jane? Assolutamente quello di Kate, che è Kate, bellissimo, cioè c'ha un abito Kate meraviglioso. Beh, assolutamente l'abito dal punto di vista commerciale più furbo, perché non so quanti milioni di abiti sono stati copiati, perché tutte le spose dal 2000. E quello 2000 di Diana non lo copiarono, forse era troppo complicato da copiare. Vediamo nelle foto intanto quella. No, ma neanche tanto tutto sommato, perché era questo taffetà, tanti metri di taffetà arricciato con volant dappertutto, e secondo me lì c'era proprio un po' più il sogno che abbiamo rivissuto. Non... perché una sposa per far sognare deve essere appunto molto addobbata, ma no, devi essere un po' romantica, lei il velo lunghissimo, la tiara, poi questo sorriso bellissimo. Jessica? Kate e William. Kate e William, assolutamente. Vabbè, ma allora vorrei essere giovani. Proprio lei, cioè, vorrei avere la sua eleganza, la sua grazia, secondo me lei è la più bella in assoluto. Massimo? Diana sicuramente, perché quello che ho seguito in diretta, l'unico che ho seguito in diretta, e anche era una fiaba, e la loro storia ci ha insegnato che le fiabe non esistono. Vabbè, ah, questo però non c'ho dei ricordi. Allora, io comunque ero a Londra, perché andavo tutti gli anni a Londra a studiare l'inglese, ero sotto, ero al matrimonio di Fergie. Ah, quello di Sarah Ferguson, ero sì in mezzo alla folla. Invece io sono andato quando c'era quello di Kate, no? Una decina d'anni fa. Che impressione ti ha fatto, ti hanno fatto io loro? Ho visto quel matrimonio dagli occhi da un organizzatore di eventi, e quindi sono rimasto sorpreso da questa macchina organizzativa senza neanche Ma se non ce l'hanno loro, chi ce l'aveva? Ma lì gestivano 1500 ospiti, non è proprio una roba, ste teste coronate di tutta l'Europa, con un sincronismo, con una precisione, con un'eleganza che è stata veramente strabiliante. Lo abbiamo ripetuto, i colori pastello della regina Elisabetta hanno fatto epoca, che ci mancheranno da morire. È ineguagliabile. Domenico Marocchi e Stefano Rastelli, i look della regina. L'orologio, I
iconica e maestra di stile. Per 70 anni la regina Elisabetta ha giocato con la moda e con abiti dai colori sgargianti per essere individuata da pubblico e dalla sicurezza. La regina nacque proprio qui il 21 aprile del 1926 a Bruton Street, siamo a Mayfair, nella casa del nonno materno, casa che poi è andata distrutta. A proposito di stile, dalla parte opposta, proprio al numero 26, c'è il quartier generale dello stilista della regina nei primi anni di regno, Norman Hartnell. Yes, I love the queen. Amo la regina e sono affascinato dalla famiglia reale e dalla monarchia. Abbiamo preso dei bei fiori, uno dei suoi preferiti, il giglio. Lei è iconica, ha vissuto una vita regale, per questo ha affascinato il mondo. Il suo modo di vestire impeccabile, maestoso. Come non citare i suoi cappelli? Nei primi anni 2000 le scommesse e i bookmakers impazzivano con puntate folli su colori e forme. Incredibile come l'ideazione dei cappelli più famosi del mondo nascesse proprio qui. Qui c'è il laboratorio. I cappelli erano bellissimi, sempre abbinati perfettamente alla sua mise. Era ineccepibile, un tributo alla nazione. Eh sì, tutti noi abbiamo preso ispirazione dalla regina, specialmente le donne della mia età. La signora Rachel è dentro, ma ci ha risposto. Certi che lo comprenderete, osservo 10 giorni di lutto in rispetto di sua maestà. Ed è in Regent Street, la via dello shopping, che nasce la leggenda delle mitiche borsette della regina. Attenzione però, non le troverete nei negozi che ci sono sulla strada, bensì in un atelier molto nascosto. Si tratta di un unico marchio fondato nel 1941, sempre lo stesso modello, mai con la cerniera, con all'interno rossetto, specchietto, caramelle e una banconota per l'offerta in chiesa. E infine un'altra passione, quella per la pelle, la carta e l'alta cancelleria. I messaggi più importanti di tutta la terra sono stati scritti su carta di questo marchio. Beh, qui abbiamo un rapporto speciale con la famiglia reale. Lo abbiamo avuto con la regina, con il duca di Edimburgo e con il principe, ora re, Carlo. Prestiamo dei servizi molto esclusivi per loro da tantissimi anni e speriamo sarà così anche nel futuro prossimo. Enzo, posto che siamo tutte regine dentro, cosa dobbiamo imparare dal modo con il quale la regina si vestiva? Secondo me la sua nonchalance, cioè indossare una cosa e dimenticartene nello stesso tempo. Lei indossava con una grande nonchalance, quindi con una grande disinvoltura, tiare con diamanti grosse come noci del Cile e allo stesso tempo il suo twin set in campagna e la gonna a pieghe scozzesi, ma sempre con la stessa attitudine, con la stessa semplicità, anche quando mi ricordo un'immagine che sono circolate in questi giorni per ricordarcela, era tutta vestita di bianco, invasa da una montagna di ermellino con una corona pazzesca, e lei scendeva allo stesso modo quando andava a dare da mangiare i suoi cavalli in Scozia. Questo è meraviglioso, lo dico sempre, bisogna cercare di non farsi dominare da quello che indossi, ma farlo proprio e dimenticartene. E lei diceva anche Scott Fitzgerald che il fascino sta nella dimenticanza. A te come è venuto in mente di fare l'organizzatore di matrimoni, il wedding planner? Beh, è nato tutto per caso, è nato più di 20 anni fa. Sicuramente organizzare, mettere insieme, organizzare feste era un po' nel mio DNA, no? Io sono napoletano, quindi aggiungi un posto a tavola a casa mia, si era sempre pronti per festeggiare la qualsiasi cosa. E il segreto di un matrimonio perfetto, perfetto si fa per dire, insomma, indimenticabile, quindi anche di un party indimenticabile, qual è? Beh, non trascurare i propri ospiti. Io dico sempre ai miei clienti, è vero che tu sei la sposa, tu sei lo sposo, siete voi a decidere, ma ricordatevi che per il vero successo bisogna far star bene gli ospiti. Quindi fare una bella amalgama. La lista degli invitati è fondamentale per poterti divertire. Un buonissimo open bar, tanta buona musica e il resto viene da sé. Alcuni matrimoni VIP di quest'estate. Vediamo qualcuno. Poi c'è anche, poi ci racconti quello che hai curato tu. Vai. La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Mi sei mancata, mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. Bello stare a casa, musica italiana. E ci vuole ancora un po'. Prenditi il mio letto, lasciami un pezzetto. Se non vuoi non me ne andrò. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché non so dirti di no.
Federica Pellegrini e Matteo Giunta, com'è andata? Benissimo, mi sono divertito e emozionato con loro, li ho accompagnati in questo percorso, sono belli, sono ironici, sono amati, hanno fatto una bella lista degli invitati, hanno cercato di tenere con sé i loro veri amici, le persone più intime a cui vogliono bene, a cui sono legato, hanno fatto probabilmente un passo indietro sull'aspetto pubblico, meno VIP, esatto. E però è andato tutto e poi bellissimo. Ci sono amori che nascono sotto riflettori e inevitabilmente finiscono sotto riflettori. Sto pensando al Totti e Ilaria Blasi e all'intervista strepitosa che gli ha fatto Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, nel quale uno dei passaggi che rimarrà nella storia del costume è: lei mi ha preso i Rolex, io gli ho preso le borse, non so, vabbè, diciamo virgolettato abbastanza esilarante. Tu che ne pensi? Beh, io non conosco le persone in questione e ti dico... Sostiene che glielo ho regalati, ma se sono orologi da uomo mi rifiuto di pensare che sia una questione di soldi, i Rolex. E lei cosa ha fatto? Che dovevo fare? Le ho nascosto le borse sperando in uno scambio. Totti sorride. Parlare della propria donna al giornalista in questo modo non trovo che sia elegante. Ecco, diciamo che non è una mossa da gentleman, indipendentemente da ciò che sia successo in quella famiglia. In ogni caso, i panni sporchi, come diceva mia nonna e probabilmente anche la tua, si lavano in famiglia. Senti, ma Luca, tu sei amico di Ilari, no? Lui, io sono molto amico di Ilari, sì. Sì, sì. E Ilari sta molto bene, siamo andati a cena sabato, ci siamo divertiti, una donna molto intelligente, molto forte. Mi ricorda molto mia madre, perché sa prendere le cose e quindi non vi siete sentiti dopo l'intervista? Sì. Sì, però dici, diciamo, che nel privato, no, lei comunque mi ha rassicurato che sta bene, quindi ciao Ilari. E non si aspettava nulla quando vi siete visti il giorno prima di questa, non aveva idea? Ma diciamo che non parliamo spesso, quasi mai, delle cose loro familiari. Sono un po' in imbarazzo perché in realtà è molto difficile poi parlare di un amico o di un'amica. Però so e vedo Ilari che sta molto bene, insomma, quindi è una donna molto forte. Ma noi auguriamo forte. Tutto il bene sia a lui che a lei e vissero separati e contenti. La giarrettiera! La giarrettiera, eccoci qui. Allora, vediamo un po' questi affetti stabili, cosa sanno e quanto sanno della giarrettiera. Ecco. Cara Jane, sei pronta? Sei davanti qui proprio alla leggenda dei matrimoni. Pensavo delle giarrettiere. No, probabilmente. Sai che la giarrettiera c'entra in qualche modo nei matrimoni? Certo, infatti, è un accessorio fondamentale della sposa, giusto? Certo. Ecco, e quindi oggi io a voi, miei cari affetti stabili, chiedo questo. Ecco qui, vediamo la domanda, qual è? Eccola. Il termine giarrettiera, cari affetti stabili, deriva da una parola che indica cosa? Indica una stringa di confetti. Mauro, lo so che lo sai. Enzo, lo so che lo sai. Una stringa di confetti, un gioiello, un indumento intimo oppure una parte del corpo umano. Non guardate Miccio perché lui ovviamente lo sa. Secondo voi? Non lasciatevi ingannare però, Perché verrebbe un indumento intimo come prima. Invece... aiutaci. Dai, abbiamo un suo ritardo. Veloci, che siamo in ritardo assoluto. Io seguo te, un gioiello. Sì, sono bravissima, un gioiello, vai. Allora, lo diciamo subito, vai. Serena, perché avete sbagliato naturalmente anche oggi, non è un gioiello, perché il termine giarrettiera, quindi rosso, tragedia, musica... Perché viene dal termine jarret, che vuol dire garretto, e il garretto è... Ecco. C'è anche quello di vitello. Enzo ha appena steso la gamba e quindi è una parte del corpo umano. Se tu non vai a comprare la carne in macelleria. Ecco. Magari non compro questo pezzo qua. Non lo compro, è la parte migliore. E la giarrettiera, come ben sai, Serena, ci ricolleghiamo ai cereali, è anche un ordine, l'ordine cavalleresco più antico, fondato da Edoardo III nel 1348, e l'ultima a ricevere il titolo della giarrettiera è stata proprio Camilla. Ah, bene, pure Tony Blair con un po' di ritardo. Enzo, tu organizzi anche unioni civili, no? Non soltanto matrimoni, poi noi le chiamiamo matrimoni. Qual è la differenza fra unione nella cerimonia, nel rinfresco, tra unione... Perché è ripartito il quiz? Cos'è questa musica di sé? Tensiva. Qual è la differenza, se esiste, fra l'organizzazione di un matrimonio in chiesa o in comune e un'unione civile? Nessuna. Ecco, lo sapevo. Nessuna, assolutamente. Anzi, posso dirti che c'è un'emozione, probabilmente io la vivo
in un modo un po' più sentito, un po' più forte, quindi quando vedi che queste due persone, che siano due uomini o due donne, riescono a coronare il loro sogno, spalleggiati non solo dagli amici ma anche dalle famiglie, supportati e portano avanti con coraggio la loro storia d'amore, io sono assolutamente, mi sciolgo. Quest'anno è stato un bellissimo anno, dopo due anni di pandemia, come tu ben sai, siamo stati fermi tutti quanti nel comparto dei matrimoni, adesso c'è questa voglia e ho avuto la fortuna di accompagnare sull'altare tanti ragazzi e tante ragazze che si sono uniti. E tu piangi ai matrimoni? A volte sì. Sì, sì, ti giuro, ma forse perché sto invecchiando, faccio questo lavoro da un po' di anni. E tu quando è che ti metti la testa a posto? Chi lo può dire? Ma ti andrebbe? Beh sì, mi andrebbe, sì. Sì, io sono ma abbiamo qualcuno fra le mani? Ma chi lo può dire? Io adesso esco da una roba tumultuosa, un po' difficile, e quindi adesso sono lì che baglio un po' di cose, no? Vabbè, come lo vogliamo? Lo vogliamo italiano, stavolta. Aspettiamo. Moglie buoi? Dei paesi tuoi. Sì, va ecco. Bene, mi raccomando, un bel ragazzo, è simpatico, allegro, ha la sua professione avviata, quindi fatevi avanti con giudizio e soprattutto, come si dice, intenzioni serie. Serie, molto serie, robe lunghe per favore. Esatto, perché poi vogliamo tutti venire alla tua unione civile, matrimonio, chiamiamolo come vogliamo, l'importante è che ci sia l'amore. Grazie Enzo Miccio per essere stato con Serena noi. Grazie Serena per la...